Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu a casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, discutevano chi di loro fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro. Abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». La dinamica del viaggio che ci porta insieme a Gesù a Gerusalemme per fare esperienza della sua Pasqua a volte ci può lasciare da un lato attoniti e dall'altro lato disillusi, e quindi le dinamiche che si possono innescare a livello interiore anche per i discepoli che vivono a stretto contatto con Gesù possono essere di disorientamento. Nelle domeniche scorse abbiamo ascoltato il disorientamento di Pietro e questa domenica questo disorientamento ritorna. E a che cosa conduce? Conduce al silenzio e alla chiusura. E nel momento in cui nella nostra vita noi facciamo esperienza di non capire e di non capirci soprattutto con chi ci conduce, con chi ci guida, allora tutto questo si trasforma in un meccanismo di ricerca di autoaffermazione. E allora i discorsi che fanno i discepoli lungo la strada riguardano: ma chi fra di noi è il più grande? E questo non è tanto per ricercare un posto o una posizione sociale, ma questa ricerca del proprio posto, della propria dimensione, a scapito e a favore della sopraffazione sugli altri, diventa sintomo del non capire, sintomo della paura. Ed ecco che allora Gesù in questo momento si siede e assume l'autorità e la condizione di maestro. E ammaestra dando un'immagine che possa rimanere scolpita nel cuore dei discepoli. È un'immagine che offre anche a noi questa domenica per insegnarci qual è il nostro posto reale e da chi dipende effettivamente la nostra vita. Cosa vuol dire mettere al centro un bambino? Una certa tradizione potrebbe dire significa mettere al centro la purezza, l'innocenza. Mettere al centro il bambino, invece, in questo brano vuol dire mettere al centro la capacità di affidarsi, la capacità di abbandonarsi totalmente. Il bambino è colui che riceve la vita dai genitori, il bambino è colui che si fida ciecamente. E allora quello che ci possiamo chiedere a partire da questo brano è: dobbiamo diventare ingenui? Dobbiamo diventare persone che si fidano di tutti, persone che non riflettono? Se ci ricordiamo del Vangelo di Giovanni, ci ricordiamo che siamo chiamati a rinascere dall'alto. E il cammino che Gesù ci fa fare verso Gerusalemme ha proprio questo significato pedagogico.
Il significato è quello di un ritornare ad essere come bambini, mettere la fanciullezza al centro della nostra vita, però non in maniera irriflessa, ma scegliendola. Dopo aver fatto esperienza di quello che è il disorientamento, la paura, il non capire il meccanismo pasquale, perché se ci facciamo attenzione, non è che Gesù dice semplicemente il figlio dell'uomo deve morire, ma il figlio dell'uomo deve morire e poi risorgere. Quindi si rimane disorientati tanto dalla dinamica del morire, così come si rimane disorientati dalla dinamica del rinascere. Quello che è il passaggio fondamentale per accogliere invece il dono della Pasqua è scegliere liberamente, autonomamente, di liberarci da tutte le nostre strutture, sovrastrutture, da tutte le nostre incrostazioni interiori che limitano il nostro affidamento e ci impediscono di fidarci di Dio.